Oggi siamo a Varazze, sulla costa Ligure, e come sempre saliremo a bordo di un'imbarcazione per osservarla e per provarla. Oltre 35.000 metri quadrati di stabilimento, 15 modelli attualmente in produzione, diretto da persone che hanno più di 40 anni di esperienza nella costruzione di yacht. Ecco, questi dati mettono la voglia di scoprire il cantiere Absolute e le sue imbarcazioni. Oggi piloterò una delle più grandi, l'Absolute 64 Fly. Quasi 20 metri di lunghezza e più di 5 di larghezza. Ma questi dati non sono sufficienti per valutarne l'abitabilità. I progettisti non hanno voluto rinunciare ad altezze considerevoli e ad arredamenti completi per fare in modo che l'armatore e i suoi ospiti abbiano ogni comodità, come a casa, ma con il privilegio di navigare. Appartiene alla famiglia Flying Bridge di Absolute, che spazia da 40 a 72 piedi con 7 diverse imbarcazioni. Sono così tante che ciascuno può scegliere il modello come se fosse stato progettato su misura per lui. Il design esterno è caratterizzato da linee decise, da enormi vetrate a specchio e dallo slancio della tuga e del rollbar. A prua c'è il comune prendisole, ma è triplo e ha lo schienale regolabile. Due gavoni contengono i parabordi. Inoltre c'è un divano da cui ammirare il mare mentre si naviga. Con le persone sedute, la visuale dal posto di pilotaggio interno potrebbe risultare un po' ridotta. Ma se la giornata è così bella da indurci a restare a prua, il comandante vorrà certamente governare dal fly, dove ci sono due poltrone di comando. Il ponte superiore è tutto sullo stesso livello e ha una superficie assai estesa. Ci si può sdraiare al sole, protetti dal frangivento, e sul divano, che diventa anch'esso solarium. Absolute non lesina soluzioni pur di offrire ogni comfort. Per esempio, questo non è semplicemente un wet bar come su molti Flying Bridge, ma un vero e proprio mobile per cucinare. Guardate, c'è persino la doccia, rarissima quassù. Verso poppa lo spazio è utilizzabile a piacere e al centro ci sono capienti e utili gavoni. Al posto del roll bar con tendalino si può chiedere un hard top con soft top apribile. Nel pozzetto tavolo e divano sono molto grandi e rendono più importante questo spazio, che diventa riservato abbassando la tenda. Gli interni sfoggiano un arredamento di gusto internazionale, interpretato però con stile tipicamente italiano. Forse è proprio questa la ragione di un successo che non conosce confini. Mi spiego meglio. Absolute non ha un'enorme capacità produttiva, eppure i suoi yacht si trovano nei mari di tutto il mondo, perché vengono acquistati da armatori di tante diverse nazionalità e culture. Un elemento sempre più importante nelle valutazioni degli armatori è la superficie vetrata, che qui offre una vista quasi a 360 gradi. Non ci sono dislivelli tra interno ed esterno e non ci sono spigoli, quindi ci si muove in sicurezza. Il salotto è sobrio e le vetrine sembrano incorniciarlo. Altrove sono le finestre a essere incorniciate dalle essenze. Cucina è completa di pensili e passavivande per aumentare la sua funzionalità e la finestra elettrica accanto permette un'ottima ventilazione. Lo spazio per la cambusa e la dotazione di elettrodomestici consentono di essere completamente autonomi per lungo tempo. Esistono molti 64 piedi di questa tipologia, ma l'Absolute 64 ha 4 cabine e 3 bagni, oltre al locale equipaggio. Cominciamo da prua, dove la VIP è di livello superiore alla media per il volume, l'altezza, la panoramicità e una spettacolare zona vanity. Tutti i bagni hanno il box doccia affacciato sulla murata con un oblò per una migliore ventilazione.
Per altre due coppie di ospiti ci sono una cabina a letti gemelli e una con cuccette sovrapposte. Tutti vorrebbero avere un armatoriale di questa misura. Il letto è king size, con testa letto di pelle. Il divano ha accanto dei portaoggetti. La zona trucco è completa di portagioie. E poi c'è un angolo per gli armadi. L'armatoriale è molto silenziosa anche grazie al layout con bagno a poppa. E che bagno, che gusto, che eleganza, con rivestimenti di marmo. La cabina equipaggio è allestita con due cuccette ed è accessibile dalla plancia di poppa. Il passavanti unisce prua e poppa, ma conduce anche in timoneria attraverso una porta sottile che non ingombra. L'Absolute 64 Fly può essere equipaggiato con due diversi sistemi di propulsione, entrambi IPS di Volvo Penta. Uno è il modello 950 con motori da 725 cavalli, l'altro è il modello 1200 con motori da 900 cavalli. Su questo esemplare in prova oggi abbiamo i motori meno potenti, il D11 da 725 cavalli. Si tratta di un motore a 6 cilindri turbo diesel di quasi 11 litri di cilindrata. Sarà sufficiente questa potenza per un 64 piedi con un flying bridge così grande? È quello che stiamo per provare. Tutti conoscono i vantaggi del sistema di propulsione IPS e questa imbarcazione è stata studiata appositamente per questo equipaggiamento. C'è il joystick per manovrare facilmente e poi c'è una risposta prontissima da parte del timone. In questa maniera anche un armatore non troppo esperto può pilotare la sua imbarcazione senza bisogno di un comandante o di un marinaio. Ma un altro grande vantaggio di questo tipo di propulsione sono le prestazioni, più velocità e meno consumi, con meno cavalli. Absolute ha una stretta collaborazione con Volvo Penta, al punto che ha contribuito sin dagli inizi allo sviluppo di questo sistema di propulsione e oggi praticamente lo utilizza su tutti i suoi modelli. Quando un cantiere collabora così da vicino con un costruttore di motori si ottengono notevoli vantaggi non soltanto in termini di prestazioni ma anche di assetto dell'imbarcazione. Qui ad esempio abbiamo il Trim Assist che regola automaticamente la posizione degli intruder a seconda della velocità per avere un angolo di incidenza sempre ottimale sulla superficie dell'acqua. E adesso vi faccio vedere che cosa significa tutto ciò. In questa fase, durante il passaggio dal dislocamento alla planata, gli interceptor sono stati posizionati dal sistema nella posizione più bassa. Siamo a 11 nodi e mezzo e questa è la minima velocità di planata. I motori sono a 1400 giri minuto, esattamente nel momento in cui raggiungono la loro coppia massima. Anche questo è un mix ideale. Adesso incominciamo ad esaminare i dati alle velocità di crociera. Siamo a 15 nodi, 1750 giri minuto e il consumo di carburante è di 9,8 litri per miglio. Diamo ancora un po' di gas e ci portiamo ad andature di crociera un po' più interessanti. Adesso siamo a 20 nodi, il Trim Assist ha tolto gli interceptor che in questa maniera non frenano l'imbarcazione, la quale trova il suo bilanciamento idrodinamico da sola per effetto del giusto bilanciamento di pesi e delle forme della carena ovviamente. Dicevo 20 nodi, 2000 giri e il consumo è di 9,6 litri per miglio. È incredibile, andiamo più veloci ma non consumiamo di più. Abbiamo ancora un bel po' di gas. Usiamolo! venticinque nodi, 2300 giri minuto e il consumo è sempre sotto i 10 litri per miglio. 9,8, 9,7, dipende anche un po' dalle onde che qui sono anche piuttosto alte. Insomma, vi sfido a trovare una barca che abbia un comportamento così lineare nelle sue prestazioni. All'inizio del test mi ero domandato se era sufficiente una potenza di 1450 cavalli per un 64 Fly. Ad
Adesso dobbiamo trovare la risposta a quella domanda. Giù le manette. Lascio sempre la funzione trim assist. I giri salgono, 2510, anche la velocità sta salendo, 29,6, 29,7, 30 nodi. E il consumo di carburante è di 9,7 litri. Pazzesco! Insomma, potete andare veloci quanto vi pare, tanto il consumo è sempre uguale. E andate anche veloci, perché 30 nodi con 1450 cavalli sono un ottimo risultato per questa tipologia di imbarcazione. Ciò che mi sorprende è scoprire come sia agile un 20 metri ed è tutto merito del lavoro che è stato fatto progettando questo scafo e installando questo tipo di propulsione. Ci sono imbarcazioni molto più piccole che non hanno la stessa manovrabilità anche in navigazione e poi provando a tagliare le onde o la scia di altre imbarcazioni la barca si appoggia dolcemente, non delfina, non sbatte. È veramente un piacere pilotarla e non c'è nulla di più facile. C'è un'ultima qualità da valutare prima di chiudere il test. Osservate il profilo del frangimento dell'imbarcazione e la costa. Sono quasi paralleli, stiamo navigando in rotta. Adesso però viro e guardate cosa succede. Lo sbandamento, cioè l'inclinazione laterale dello scafo, è veramente ridotta e questo ci dà un'idea della stabilità di questa imbarcazione. Ecco, se vi piacciono i flying bridge, questa è una caratteristica che dovete sempre considerare.